La cosa che io credo che ha suggerito tutte queste forme è la fiaba e il mio lavoro. Nel mio lavoro io faccio raccontare i sogni o faccio inventare delle storie e appare sempre qualcosa che è una specie di marchio. C'è la principessa, c'è il cattivo, c'è il buono, c'è l'animale, tutto il mondo di una fiaba. Ma la fiaba è qualcosa di più. Tutti hanno pensato che è una cosa per bambini. Non è una cosa per bambini. Se voi guardate i personaggi sono esattamente quelli che riguardano noi. C'è un eroe che deve affrontare qualcosa. C'è un aiutante, in genere anche animale, che lo aiuta. E poi se ci riesce bene, e se non ci riesce, ma ci riesce sempre, se è così umile da aiutarsi con l'aiutante magico. E allora questo mondo lo ritroviamo in noi stessi. Noi siamo l'eroe che in genere è il fratello scemo, che però ascolta la voce del silenzio, che il silenzio del rumore, e ascolta la voce della ranocchia magari, e va per una strada nuova. È così, anche noi siamo questo personaggio e dobbiamo anche noi fare qualche cosa. C'è un qualcosa che dobbiamo salvare, una prova che dobbiamo superare, e diciamolo francamente, la vita è piena di prove e noi possiamo superarle più facilmente se abbiamo un aiutante magico e se abbiamo l'umiltà di ascoltare quel che ci dice la ranocchia, e abbiamo il coraggio di mettere su tela questi personaggi. È tutto qui. Questo è il mio lavoro, nel quale io faccio raccontare delle storie, e a seconda della storia, così come viene, scopriamo di fare bene qual è la nostra strada. Non si parla mai di psiche, è proibito. Bene, grazie Paola.